Yep. Sai qual è la roba assurda? Se io penso a sciocca, il primo ricordo che ho sono, a parte il tempo, sono i campanili altissimi che trovi nella pianura veneta e le jam che ci ritrovavamo a fare tipo vicino alla parrocchia. Poi c'era sempre un sacco di polvere, non so perché. Sì, fratello. Ed era metà anni 90. Sì. Tu eri giovanissimo, ma eri già... Cazzo, eri sempre lì. Sì, ero sempre lì perché fratello era il richiamo, no? Inesorabile, boom, dovevamo essere lì e ci trovavamo lì. Ma come ti è arrivato il richiamo? Perché non è che uno inizia a fare i pop così. E io sentivo questi campanili pazzeschi che mi tiravano verso le jam. No, il richiamo è un po' come tutti, vedi qualche spizzico, qualcosina in TV, quei pochi secondi che c'erano concessi, sì. Un pizzico di Run DMC, un pizzico di Public Enemy, un pizzico di Beastie Boys e poi il vuoto, no? Sì. Poi man mano che si intensificavano lentamente, la mia mente, il mio cuore ricostruiva un pochettino il puzzle. Ah cazzo, questa cosa è pazzesca. Finché diventa una cosa fissa, una piccola ossessione che ti porta... Che te la sei giocata da solo o hai trovato subito dei partner in crime? All'inizio, specialmente per il posto da cui provengo, con i campanili... Alti, però alti e slanciati. E i preti non ti insegnano niente di hip hop. Per ora, esatto. E all'inizio è una disciplina un po' solista, finché trovi qualche altro problematico, pazzariello. Dove l'hai trovato il primo? Allora, il ricordo esatto magari non ce l'ho fissato nella mente, però ti posso dire che un giovane Mr. Man, sì, che vagava già alto 1,90. Infatti, che lo becchi subito. Questo personaggio qua. E sì, è stato uno dei primi compagni di viaggio, per così dire. Non eravate dello stesso paese, della stessa zona? No, se vogliamo andare in profonda precisione, vai. Io vagavo per il centro di Treviso, sì, e mi stramanda dalle pianure di Scorzè. No, infatti mi ricordavo sta roba. Provincia di Venezia. Beh, ma tu eri già... Non dirà niente sti nomi. Tu eri già newyorkese praticamente. Io ero già the beast from the northeast. E poi ad un certo punto è successa questa roba di centro 13. Sì. In cui c'era anche uno, che era una roba molto molto strana, perché Ermanno, poi non se lo ricorderanno in tanti, ma era rap che faceva anche ridere. Sì, quindi era strano. Un po' un tabù, se vogliamo. Esatto, ma ancora adesso per certi versi. Ancora adesso. Beh, lui è stato il primo a sdoganare un certo tipo di cose. Mm-hmm. Volente o nolente, piaccia o non piaccia, spezziamo questa lancia sulla sua schiena, cazzo. Non credete. Dopodiché, centro 13, sì... E Chuck e Mista, sì. Comunque le distanze dalle mie parti tra i paesi non sono così, così enormi e quindi è stato un attimino incontrarsi. Anche tu sei appassionato di questo, fratello? Sì, anche tu. Perché comunque la persona dietro la camera e il signore qui sanno molto bene che i numeri erano molto diversi da quelli di adesso, quindi bastava anche un'occhiata o... Come eri vestito, capivi subito, andavi a molestare le persone perché tu hai le braghe larghe. Che era una prima occhiata silenziosa di indagine e poi... Questo lo sguardo tornava. Sì, esatto. E poi c'erano le jam. Yes. Che oggi, cioè per dire, noi ci stiamo facendo questa chiacchierata prima che tu vada a suonare al Miami, dove è tutto organizzato, dove un festival, dove la scena indipendente si celebra. Sì. Noi eravamo braccialetti, esatto. Rider... logistiche pazzesche. Cos'hai nel tuo rider per domani? Non so se si possa dire in TV. Ho delle vodka. Quante? Ma ci sono tanti ospiti comunque. Giusto. No, amicizia. Politica di amicizia e condivisione. Sempre. Mentre invece nelle jam era un casino totale. Quanto bisognava sgomitare per farsi notare? Cioè, a parte il fatto che tu prendevi possesso della console quando eri nel territorio tuo e non la mollavi più. Sì, tendevo a impossessarmene ad lib. Beh, ma perché era l'unica occasione di show and prove, no? E poi sì, era tutto guadagnato con fatica, quindi valeva tutto doppio, valeva 5 volte. E quindi era un po' più selvaggia la cosa, anarchia totale, e non c'erano praticamente regole, se non quella di dover roccare le G. Yes. Credo che si possa riassumere in due parole così. In italiano perfetto. Sì, in italiano perfetto. Sempre. Rischio la galera, no? No, 100 euro. Ah, 100 euro. 100 euro di multa. Sono le pubbliche amministrazioni che hanno 100.000 euro. Sì, i cittadini. Penso di sì. Non siamo ancora pubblica amministrazione.
non siamo pubblica amministrazione, ma ad un certo punto è diventata una storia un po' più importante. Quando è che ti sei reso conto che non era più solo trovare altri psicopatici alle GEM con lo stesso interesse, ma qualcosa di un po' più consistente? Beh, come tutte le cose della vita, è graduale. O almeno tu te ne accorgi quando è già accaduto. Yes. A posteriori. Ti posso dire che quando ho cominciato a sentire i primi feedback di 60 Hz, i primi feedback importanti. Quindi è stato 60 Hz un po' il... Lo spartiacque? Ok. Sì. Però quando è uscito non ha avuto ovviamente la eco che ha riscontrato successivamente. Quando ho cominciato ad avere un certo tipo di props, ho capito che probabilmente qualcosa, sia per me personalmente, ma anche all'interno del sistema, chiamiamolo hip hop, era cambiato, si era evoluto, si era ingrandito, gigantito. Non lo so, tu sai definire forse in modo migliore. Ma io ti dico un'altra cosa, ti dico che quando è uscito 60 Hz, se non sbaglio, era il 2004, ed era probabilmente il periodo peggiore per fare un disco hip hop. Sì, perché era finita la prima fase, doveva iniziare la seconda con Marcia, Fibre, eccetera, eccetera. Tu credevi ancora in questa cosa? Sì, perché ero indirizzato come un missile. Infatti in quel momento, guardandolo indietro, mi dico, minchia, ma che momento pazzesco era. Ma in quel momento, boh, via, vai, si va. Vai. Infatti io e alcuni altri siamo apostrofati, definiti come, no, i piccoli resistenti di quel momento lì, che sicuramente non era quella la missione, ma hanno riacceso qualcosina su un fenomeno che in quel momento era completamente off camera, per così dire, in italiano. Sempre. Però non lo... 300, siamo già a 300 euro. Però aia. Non lo facevate per diventare famosi, tra virgolette, lo facevate perché, sì. Perché sì, perché la mission, parola orrenda, 400. No. Ci costa questa intervista. Mamma mia, era... Però era sempre quella, rockare, cioè era una sorta di... Non lo so, un diktat interiore, non saprei neanche come definirtelo, perché è difficile tradurre una sensazione in parole. Sì. Oggi è chiaro che gli stimoli sono diversi, perché c'è il modo di poter... Cioè, può essere una sorta di... Hai anche le strutture attorno che ti permettono di... Non a caso, oggi, uno che potrebbe essere mio figlio, so che è strano, ma vuol fare il calciatore, l'MC o... Già dirlo, ma adesso a parole così a me, diciamo, papà, voglio fare quello che fai tu. No, è tremenda sta cosa, tremendamente bella. Un'altra cosa che è stata tremendamente bella forse è stata proprio 60 Hz, perché se non sbaglio ad un certo punto è diventata quasi una tua condanna, certo. Nel senso che ti sembrava di aver fatto qualcosa di importante e... Sì, come è successo anche ad altri, hai questa incudine sulle spalle. Voglio dire che ti blocchi, però hai questo benchmark maledetto che siamo a 5, a 100, che... Vabbè, siamo a Milano, dai, sconto di 100 euro, tanto qua parlano tutti in inglese. Sì, ma qua... Con parole in inglese a cazzo. La abbonano qui, non si passa. Quindi c'è questa incudine sulle spalle che, come dire, con la quale ti devi continuamente misurare. E da che è una cosa bellissima, poi potrebbe in certi casi diventare una piccola condanna. Infatti io ho iniziato a pensare a questo disco smettendo di pensare a un raffronto con 60 Hz. Quella è la ricetta, a un certo punto di battersi i coglioni e andare via dritto. Però il tuo tocco continua ad esserci. Ma meno male. non ti nascondo che certe volte come tutti i cicli delle cose culturali, sì, eccetera eccetera, ho anche pensato, magari ho perso quella piccola magic, magari ho perso la fame, magari ho... In realtà poi adesso riguardo indietro, essendo cicli, ci sono anche momenti di up and down, ma non ho mai perso l'amore. E cosa è cambiato? È l'attenzione attorno che è cambiata, vecchio, non sono mica cambiato io. Di nuovo, è facile recensire una sensazione a posteriori, ovviamente. Certo. Mentre ti accade, sei nel turbine. Avevi un po' di ansia e preoccupazione? Perché c'è stata una fase in cui ad un certo punto sembrava che tu non facessi più nulla, o facevi molto poco. No, non è un'ansia, è la realtà. Invece di misurarmi con dei linguaggi di persone che potrebbero essere mio figlio, sì, di violentarmi a creare con Fruity Loops, Hayat Terzinati, i piattini. Cioè, beh, io la sessione dei piattini, ma non del disegno, del suono. Sì. E invece di misurarmi con un linguaggio che non mi appartiene, cercando di imitare per
cesare qualche grano che arriva da, no? Ho ritenuto opportuno un po' fare altro, un po' ascoltare delle cose e un po' trovare degli stimoli e concentrarmi magari anche su altre cose che mi piacciono, tipo disegnare snapback, custom clothing, fare un po' di grafica, che è un'altra mia passione. Sì. Ma dove hai trovato gli stimoli musicali? Dove li ho sempre trovati, alla fine, fratello. Premier. Dai maestri dei 90s, ma anche a ritroso, 80, okay. 70, anzi, mi sono skillato su architetti che non avevo mai cagato magari abbastanza. Ma tipo? Marley Marl. Perché? Non lo direi mai a sentire le cose che attenzione, fai. Attenzione, attenzione. Se io adesso ho 44 anni, nei 90, avevo 20 e passa, quindi ero in sintonia Wu-Tang, RZA, Primo, Pete Rock, e non capivo esattamente la complessità di ciò che c'era appena stato. Che era prima, era vecchio, era superato, noi eravamo più avanti. Che cazzo, Eric B. era Kim, devo capire, non lo so. Invece poi con la knowledge anche il re platino che piaceva tanto alla persona dietro la camera. Ma parliamo di Kid Frost! La razza. Tutte queste fenomenologie suoniche hanno dato origine a quello che c'è stato dopo. L'ho scoperto un po' anche con la maturità dei post 30 anni, to. Passami la questione. Ma sei una persona matura adesso? Estremamente. Sì? No. Ti sta già venendo da ridere. Ho più equilibrio magari rispetto a qualche anno fa. Sì. Che mi permette di affrontare le cose della vita un po' più rognose. Però un po' di follia, quella c'è sempre. Penso che aiuti a roccare in modo originale. È creativo, parola tremenda. Ma quanto è difficile invece mettersi al servizio di un MC? Perché t'ho visto con i Green ed eri perfetto, eri al suo yes. servizio ed eri protagonista. Inoki, stessa roba, basta sentire il disco, Quattro Mani, veramente un titolo che riassume bene yes. il tutto. Sì. E anche in questo disco qua, l'impressione che ogni base abbia calibrato molto bene quella che era la voce. Che doveva accompagnare. Io ti ringrazio perché per me veramente significa un casino quello che hai detto. Non è una cosa che calcolo, evidentemente mi viene naturale cercare di dare un'impronta importante, caratteristica, sì. perché sennò nessuno mi cagherebbe. Cioè c'è un senso dietro questa cosa qua. Sì. Però mai quel passo in più in modo da lasciare spazio all'MC che possa esprimersi. E quindi quando c'è un'affinità elettiva anche personale sì. accade la magia, io credo. Sia con Nicolas che con Inoki, con Mista, con... Ma adesso che il disco è tuo, dai, prendi tu, fai tu il passo mio, adesso che il disco è mio mi prendo tutto. Però devo dire che quando ho chiesto le collaborazioni tutti sono stati super accollativi, hanno detto sì subito e ogni tipo di combo alchimia folle che c'è sì. lì in qualche modo ha... In qualche modo ha sfociato in qualcosa di organico e come dire, armonioso. Sì. Non c'è una strofa qui, una strofa lì, come dire, mega rischio a priori questa cosa qua. Come super. Diavolo hai fatto con Chaos e Demiskilla, che detto così sembra quasi un generatore automatico di collaborazioni impossibili. sembra quasi l'inizio di una barzelletta. Sì. Eravamo. E provavamo a fare un brano hip hop. Ma ho pensato che... Tolte le premesse del caso, un po' sì. così frufru, la sostanza fosse compatibile. Infatti, ma quando dovevi convincere loro? Quando ho chiesto all'uno e all'altro, non c'è stato nessun tipo di remora. Non ho dovuto fare telefonate successive, sì, per così dire. Sì. È tutto subito, ok, andiamo, facciamo. Ma siamo cambiati noi, è vero, te lo garantisco. Se facevi questa cosa negli anni 90, nei primi anni 2000, non andava così bene. Ma se tu conti ogni decennio, c'è una risposta diversa. Sono una cazzata, non è vero. È verissimo. Allora magari nei 90, che cazzo, fanculo. Nei 2000, dobbiamo capire, vediamo. Cioè, ogni decennio ha le sue dinamiche. Ma quindi questo è il decennio del sì. Questo è il decennio dove l'hip hop è entrato nella testa e nelle case di tutti. Quindi è il momento dove più si può ragionare in un modo del genere. Perché è qui per restare, sostanzialmente. Era quello che non volevamo all'epoca, dei campanili e delle jam. Non volevamo andare nelle case di tutti. Proprio perché c'erano i campanili e le jam, non volevamo andare nelle case di tutti. Però, dopodiché, i linguaggi e tutto ciò che ci sta attorno cambia. Noi non siamo cambiati. Però ci siamo adeguati in un qualche modo
alle modalità comunicative ed espressive che ci sono richieste, io credo. Non so se, la, se l'abbia detto bene o male. Non hai nemmeno usato delle parole in inglese, ma è perfetto. Facciamo progressi, faccio progressi. Ma tu fare l'MC? No, ho fatto 2-3 cazzate, ma... Tipo? Ma non diciamo. No. Ho fatto delle ghost track, delle cose local. Ma si trovano? Beh, se chiedi a un trevigiano insospettabile, una persona qualunque, dici questo non ascolta hip hop, il pezzo che ho lo conosce, non si può dire il titolo, è una volgarità, sorry. È vero. Peccato, no, proverò ad indagare su questa roba. Ci sono invece delle collaborazioni, ma non perché l'MC non fosse bravo, ma non è scattata la scintilla. Per questo disco? In generale, sì, anche per questo sono. Disco. Ce ne sono. Bah, su 60 Hz avevo chiesto a vari personaggi, anche a Fibra, ma non c'è stato il modo di lavorare. Non che non sia scattata la scintilla, ma ci sono delle dinamiche. Ma a parte che lui era già... Stava già salendo. Sì, sì, c'erano delle modalità più complicate, che mi ricordano un po' quelle di che oggi sono la normalità. Oggi è il però magari, quotidiano. Avendo anche io un peso diverso oggi, ho avuto meno difficoltà a recuperare... Com'è possibile che tu abbia un peso diverso oggi? Perché non hai fatto delle hit nel frattempo? Beh, risparmiando la facile battuta del peso corporeo, e possiamo dire che... Quello è tutta autorevolezza. Autorevolezza così come autorevolezza culturale, quella che mi stai chiedendo. Io spero di dire senza false modestie. Assolutamente. Cioè, io ci metto la firma sopra. Grazie. Anche perché questo è un disco veramente riuscito. Ma in quanto tempo l'hai fatto? Anche perché ci siamo visti tipo 5 minuti fa che era uscito Quattro Mani. Sì, allora, quella sera ci vedemmo per la presentazione. Sì. Non avevo forse una lista completa dei guest, però stavo cominciando a raccogliere un pochettino i beats, alcuni li avevo già. Ok. Alcuni stavo architettando di farli. Devi ancora iniziare a lavorarci sopra. Sì, perché avevo quest'idea. Dopo, quando mi sono deciso ad andare, sono andato avanti come un bulldozer. Però diciamo che metà beats erano ancora nella testa, dovevo ancora diggare, trovare qualcosina, e metà c'erano sostanzialmente, dovevo un attimo instradare le idee. Sì. Però sei molto, molto veloce, anche perché tra l'altro, al contrario di altre produzioni tue, qua le strutture sono molto cercate, molto evolute, molto ritagliate anche su quello che è l'MC. Non è che metti il loop e vai dritto. No, essenziale. Questo è un concetto solo mio, credo. Io penso questa cosa qua. Questa la suoniamo un po' sul tecnico, spero di non annoiare. Dobbiamo. Se nei 90, con i vintage samples, poca memoria, strumenti un po' più rudimentali, suona la paura, ma strumenti compositivi più rudimentali, ti potevi permettere di andare con un loop geniale, 4 minuti la stessa merda, in senso positivo. Oggi che hai delle altre possibilità, fratello, devi romperti le palle. Cioè, hai una macchina e stai andando come un triciclo. Un po' sì. Tralasciando la pasta sonora, parlo della sezione, della parte compositiva, ci vuole creare un po' di interesse. E i miei, a mio avviso, sono ancora molto semplici, li tengo apposta così. Però è giusto dare quel disegno, quella cosa in più, quel plus valore, perché non basta più la ricetta originale tout court, solo quella. Sì. Che invece un tempo era la religione, anzi, sì. Lo facevi scomunicato, venduto, buttato fuori dai campanili, dei mitici campanili della gente, anche col prete che ti urla dietro, sì, perché ti toglie la palla, ti toglie i giradischi, anzi. E il prete trevigiano è super schillato, un po' ha fatto una testa così. Ma quando tu becchi delle persone di 20 anni che dicono grande shock eccetera, che effetto ti fa? Io dico grande, brother, di seguire un suono legit e di essere andato indietro a cercare delle cose. Non solo ciò che mi riguarda, ma avere gli strumenti per capire un certo sound non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Perché coi tempi velocissimi di adesso vale 5 volte la fotta di uno di vendere. Ah, carino, vado a vedere, vado a cercare. Mi secca dirlo perché... Non vuol dire che i nostri tempi siano alto. Ci siamo capiti, dai, inutile che... No, perché dopo andiamo su un discorso peso che non voglio affrontare. Che... Ma l'hanno capito un po' tutti, perché non c'è più questo nostalgismo ai miei tempi, quando i treni arrivavano in orario e le gemme erano in mezzo alla polvere. Ma non... Perché la vita tanto non è fatta di sé.
se fosse rimasto per sempre. La vita va vissuta per le sfide che ci offre in questo momento, è inutile, cioè ricordiamo con piacere certe dinamiche, anche perché diciamolo qui una volta per tutte, noi ci ricordiamo solo delle parti fighe, esatto. Ma le parti merdose le op, le rimuoviamo, ricordiamoci cosa succedeva, tutti anche i litigi inutili, tutte le chiusure mentali, madonna, dai, l'ortodossia furibonda, noi ci ricordiamo solo che era tenuto in palmo, che fosse tenuto in palmo di mano un suono original, sì. Ma tutto quello che c'era attorno aveva un prezzo, fratelli. Non torneresti indietro? Tanto non si può. Però una cosa che si può fare è, cioè, veramente questa cosa che hai fatto più negli ultimi 2 anni tipo che nei 10 anni precedenti. Non nei 10, ma almeno nei 5-6 sì. Ma è scattato qualcosa? Certo, ma quando c'è un ritorno d'attenzione, non che io sia un attention whore, però se c'è un ritorno di attenzione c'è anche un feedback e uno stimolo diverso. Sì. Nel senso, la traduco così, perché devo fare l'artigiano e creare degli oggetti di cui non frega un cazzo a nessuno, che poi tengo sul comodino di casa, sì, perché... e me li guardo collezionati. Ho pensato di arricchire altri aspetti nel caso fossi tornato potenziato, sì. Penso che sia la cosa mia. Che senso ha, l'ho detto prima, violentarsi con un linguaggio, un sound, in questo caso nello specifico, sì, che non mastichi, fa la figura del coglione e basta. No, fa la figura di Burns vestito da skater, quella roba lì. Cazzo, sì, esattamente, hai scelto proprio. Beh, così, con questa posa qua. Ma qual è l'MC con cui non hai ancora collaborato e che cazzo invece dovresti fare delle robe assieme? Bro, con Nas. Suona fra poco, lo so, in Italia. Lo so, ma non lo riesco a vedere perché mi sono preso 5 giorni off. Perché i ragazzi mi stanno completamente drenando ogni energia. E non ce la faccio. Sì. Sei diventato uno di quei rapper, DJ, MC, popez che si prende le vacanze di lusso, no, ho preso sauna. Ho preso 5 giorni a Trapani. Ok. Perché è tutto molto vicino, comodo, fare a piedi, poi sì, vai alle scavo Favignana. Ok. Non penso, anche chiudo un attimo. Siamo diventate delle persone di mezza età. Sì, però tipo, troppo sbatti, devo fare un break da 5 giorni. Sì, lo dico, sì, lo dico, è così, fanculo. Sì. Chissà. Siamo dei pro. Abbastanza. Abbastanza. Tu di sicuro. Anche tu. Grazie, e anche tu. Veramente. Grazie. Grazie. One love, peace.